A due passi dalla Minerva, Trestor Pavia. Assistenza tecnica in collaborazione con 393 Voghera. Servizio ReFone per trasferire dati dal vecchio cellulare al nuovo smartphone. E con 3 si è davvero free. Persino di cambiare uno smartphone sostituendolo con l'ultimo modello presente sul mercato. Vieni a saperne di più in Viale della Libertà 6B o clicca a trestorpavia.it. Luglio è ormai iniziato e i preparativi per le vacanze estive, perlomeno per chi le farà, sono ormai alle porte. Ogni anno c'è chi sceglie il lago, chi la collina, ma la grande fetta di mercato, chiamiamola così, se la dividono mare e montagna. Tu preferisci il sole, la spiaggia oppure le alte vette? Ma io sono più da caldo, diciamo, quindi sicuramente il mare, la tranquillità magari anche di una spiaggia bella tranquilla è impagabile, quindi assolutamente meglio il mare. Preferisci località italiane o straniere? Ma io sono abituato ad andare verso la Liguria, verso il Mar Ligure, quindi direi Italia, anche per un fatto, insomma, bisogna sostenerci fra noi stessi. La nostra economia, insomma, bisogna farla girare. Esatto, quindi stiamo in Italia, secondo quindi me. Team mare? Mare, assolutamente mare. Le alte vette della montagna. Come mai? Perché io sono nata a gennaio, quindi io adoro il freddo. Quindi tu sei nata a gennaio non per caso. No, non per caso, appunto questo caldo proprio non lo sopporto più. Se tu dovessi dare dei consigli, quindi delle mete montane, quali consiglieresti? Il Trentino. Il Trentino perché mi piace l'Austria e quindi si avvicina molto all'Austria e quindi il Trentino poi si mangia bene, quindi Austria e Trentino. Ma io la montagna. Montagna, come mai? Montagna perché la mia famiglia sta in montagna, io la dici montanare, poi sono affezionato a quei posti. Quali posti di montagna sei affezionato? Io sopra Varzi, a San Pietro Casasco, la casa, e insomma il mio cuore è là. È là. Al mare invece, se dovessi consigliare una località di mare, quale sarebbe? Ma allora, dire Rimini o Rizzoni mi sembra troppo scontato. Consiglio Stintino, in Sardegna, che è una delle spiagge più belle che io abbia mai visto. È veramente una spiaggia unica. Poi altre località, vabbè, Forte dei Marmi, ma anche lì siamo... Bellissima, bellissima, certo, conosciutissima. Ma comunque io consiglio sempre in Italia, che abbiamo, penso, i posti più belli del mondo. A livello di mete di montagna, quindi preferisci comunque località italiane rispetto a quelle straniere? Sì, decisamente. Comunque i posti più belli sono qua. Mi piacciono tutte e due. Tutte e due, quindi se dovessi chiederle di scegliere tra mare o montagna, lei non saprebbe cosa rispondere. Rimane al mare o in montagna. Non rinunciamo a nulla, giustamente. Se possibile, sì. Se dovessi invece chiederle di consigliarmi una città di mare, una località di mare, una di montagna, quali sarebbero? Straniera. Italiana per adesso. Sicuramente Alassio. Una città di montagna, Bormio, Santa Cristina. Quindi qui in zona, rimanendo qua? Sì. Senza allontanarsi troppo. Con il prezzo della benzina. Certo, influisce. Straniera invece mi diceva? Non so, la Spagna è un'ottima meta. A livello di mare dice? Quindi Spagna per il mare? Sì, sì. Ok, quindi abbiamo trovato qualcuno che non si schiera, mare e montagna tutte e due. Senz'altro.